queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Hai ripreso il tuo denaro dal nostro amico? Certo. Una piccola vittoria. Si accumulano. E col tempo, lavorando, ne avremo ancora di più. E col tempo, lo sguardo di Cesare si volgerà a noi e torneremo poveri. Ma dov'è finito Vinicio? Avrebbe già dovuto intercettare la lettera. Seguimi. Molto abile a fare i propri interessi. Riesce a ingannare il tuo amico popolo piuttosto facilmente. Quando sei diventato così cinico? Ho solo descritto la realtà romana di oggi. Ma forse non tutto è perduto. La buona notizia è che abbiamo degli alleati in città. Ma per quanto ancora, non saprei dirlo. Cercava di sottrarre missive ufficiali del Vaticano. Perdonatemi, signore. Siete in errore. Per chi lavori, ladro? Non lavoro per nessuno. Allora a nessuno importerà cosa faremo di te. Grazie. Allora, dov'è? Ce l'ha ancora il corriere. Ezio, fermalo. Ci vediamo alle terme. Ecco Desmond. Ma dobbiamo restare qua giù tutto il giorno? L'abstergo ci cerca ancora. Sarebbe meglio se non uscissimo mai, ma che si fa con le provviste? È come stare in una caverna durante un temporale. Sì, beh, conoscendo i Templari è in arrivo la stagione dei monsoni. Sempre a gestire le squadre sul campo? Non c'è la linea. Rebecca sta cercando di rimetterci in contatto. Come ci si sente a far sgobbare una donzella per te? Ma quale donzella? Ehi! Dici che siamo al sicuro? Sono più preoccupato per gli assassini là fuori. Se l'abstergo recuperasse informazioni sui templi, saremmo sull'orlo di un vero disastro. Le uniche persone vive che hanno sentito parlare dei templi sono in questa stanza. Per adesso. Magari stanno ascoltando questa conversazione e ora, grazie a te, sanno una cosa in più.
Li hai citati tu per primo. Sei paranoico, Desmond. Ah, bella risposta. Non c'è tempo per le chiacchiere. Hai mai usato l'Animus? I tuoi antenati hanno vissuto vite interessanti. I miei erano piuttosto noiosi. Ah sì, che cos'eri? Una vecchia zitella, probabilmente. Peggio, un mercenario prussiano. Ore e ore a sparare. Due palle. Già, i fucili sono da sfigati. Non distrarmi. Adesso ho da fare. Non c'è tempo per le chiacchiere. Tutto a posto? Non mi piace restare sottoterra mentre in superficie mi danno la caccia. Stai facendo un ottimo lavoro. Qui siamo al sicuro. Per quanto ancora? Vidic non si arrenderà, lo so. E neanche noi. Sono un po' occupata. Non ho tempo per parlare. Il mio lavoro richiede attenzione, Desmond. Parleremo dopo. Quando vuoi, Des.